Abbiamo fatto sosta benzina e adesso, ragazzi, guardate che bel panorama e guardate che bella strada soprattutto. Tornanti, tornanti, quanto mi piacete. Bella, bella. Stiamo andando verso il lago Idro, perché quello che facciamo oggi è anche ben noto come tour dei tre laghi. Dal lago di Idro poi arriviamo ad Anfo, dove credo che mangeremo, e da lì arriviamo al passo di Croce Domini. C'è qualche problemino con il navigatore, che continua a spegnersi di tanto in tanto, perché purtroppo questo non è un navigatore proprio da moto, è un navigatore d'auto adattato, e come tutte le cose adattate c'ha i suoi problemini. Guarda, guarda che tornante. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Madonna, che bello. Andiamo a sinistra, lago di Idro, eremo di San Valentino, come il parco di San Valentino a Torino. Madonna, c'è un'umidità qua. Ah, guarda qui, c'è un po' di sabbia. L'ho vista? Per cui non mi azzardo tanto a spingere. Godiamoci il paesaggio. Bella la strada comunque, eh? Peccato che sono asfaltati bene solo le rettilinee. Eccola, dovrebbe essere questo. Quella lì è la diga del lago d'Idro. Enorme, eh? Guarda, bello questo asfalto. Guarda il ponte, facciamo il ponte bellissimo. Wow, bello. Spettacolo, guarda che vallata bella. Sì, amore. Ah, facciamo nell'altra corsia le curve. Ah, eccoci. Ciclisti. Mando, guarda. Solo qua? Eh? E non si vede il lago, dov'è? No, il lago è dall'altro lato, ma la diga lì. Ah, ok. Ciao, ora diga. Facciamo il giro, ci fermiamo giusto così. Ah, questo ha perso la targa e se l'è messa lì. Bene, bene, bravi, i tedeschi proprio. Gli piace proprio seguire la legge, eh? Ma dai. Vabbè, è una soluzione originale. Anche le fascette elettriciste sono una soluzione originale. Ah, bella, eccolo qua il lago. Eccolo qua il lago. Eccolo qua il lago. Bello. Carino, amore. Un po' incavato. Sì, è vabbè, molto basso, pensavo fosse po molto più alto. Guarda lì che bello. Stupendo, eh? Sì. Dai, tanta roba. Grazie Noè per averci mandato qui. È merito di Noè, mi ha parlato del lago Idro, ho detto poi ci abbiamo andato. Ah, guarda, okay, che bello come si insinua tra le rocce. Stupenda passeggiata questa. Veramente bello. Questo è il tour dei tre laghi, perché facciamo lago di Garda, lago di Idro e lago di Seo. Perché poi dopo il passo Croce Domini siamo diretti al lago di Seo. Lo chiamiamo il giro dei tre laghi. No, no, si chiama proprio così, giro dei tre laghi. Ah. Perché tocchiamo tre laghi, è veramente bello, eh? Poi è limpido di un azzurro. Sì, quando è così è perché è calcarea l'acqua. La strada è quello che è, eh? Qua bisogna andarci un po' cauti. Però il paesaggio merita un botto. Poi si sta di un bene, c'è un fresco. Ovviamente poi per maggiori dettagli vi invitiamo a seguirci tramite la pagina Facebook La Coppia in Viaggio, perché poi pubblichiamo l'itinerario completo in file GPX, quindi usabile su TomTom, e poi anche in realtà, perché il file GPX ve lo potete importare anche su Google Maps, se no vi lasciamo il link al My Drive. Bellissimo, bello bello, anche qua asfalto nuovo, appena asfaltato, veramente tanta roba. Madonna, altro ponticello da qui, guarda, guarda, anche di là si stende, c'è una cosa sommersa. Ah sì, si stende che anche bello. Di qua, bellissimo. Ma che spettacolo. Ma è grande anche questo, eh? Eh sì, sì che è grande. Ma dai, bello. Nella mappa sembra così, ma cioè poi è grande. Comunque non sembra una zona tanto turistica, molto conosciuta. Non sembra una zona tanto? Tanto turistica, molto conosciuta. Ah no, no, qua ci vieni se lo sai, eh. Ma ne vale troppo la pena. Guarda qui, guarda che bello. Madonna. Qui il lago quasi non c'è più. E guarda, lì c'è il fiume che... Eh sì, perché questo è il fiume che alimenta il lago in realtà. Mm-hmm. E poi la diga lo blocca e controllano l'acqua a defluire. Ma che spettacolo. Bello. Minchia, si vede tutto. Guardalo lì.
Guarda là dietro. Bellissimo. Valvestino. Grotta. Abbiamo ucciso una farfallina. No, davvero, amore? Sì, poverina. Povera. Molino di Bollone. Due case in croce. Sì, c'è un'osteria e una casa. Bello. Allora, qua dobbiamo andare a sinistra. Da qua però. Ah, forse quello lì sa che non era il lago d'Idro, ma un altro lago. No, sì che era quello, amore. No. L'abbiamo circumnavigato tutto. Ah no, ma anche il lago d'Idro mi dice da qua. Quindi quello... Ma noi? Che strada? Spettacolo. No, vabbè. Anche l'asfalto non me l'aspettavo così buono, Mamma mia, amore. Tornante. Sono delle belle curve qua. Bella, ci stiamo facendo una quantità di curve che... Pensate che negli intorni di Lago di Garda c'è tutto sto ben di Dio. Madonna, Madonna che bella. Troppo bella la pista, eh. Sembra un cartodromo. Guarda, bellissima. Madonna questa, guarda. Sì. Minchia, dai Paesi Bassi arrivo, pensa a te. Madonna. Vedi come vanno legati i capelli? Tra l'altro c'hanno anche il bambino con loro, hai visto, amore? C'è un bambino? Eh sì, guarda. Pazzesco. Dai, amore, saremo anche noi così. Bello, no? Bellissimo. Sì, ma sono due diversi. Quello era Paesi Bassi, questo è tedesco. No, anche, anche l'altra era D. Era tedesca? Sì, sì, sì. Ma? È la madre, sì, amore. Era la madre, amore, sotto lì. Aveva la DGN, avevano la stessa targa. Ah, comunque è bellissima questa strada. Perché occupano tutta la carreggiata? Mamma mia, bella. Bellissimo, sembra proprio di cambiare paese, eh? Mm-hmm. Una curva continua. Passo Cavallino della Fobbia. Ma noi vogliamo andare qua. Cavallino ce l'abbiamo già. E Mary, la nostra moto, che ci sta dando enormi soddisfazioni. E c'è gente che lo critica anche, eh? La FZ6. Bella. Perché moto. Non sanno. Che non sanno. Perché cosa non nasconde. Sanno, sì. No, vabbè, comunque tragitto top. Guarda, guarda. Madonna. Beh, devo essere onesto che forse ne è valsa la pena fare questo giro e non Trento Bondone e Passo Tonale. Mi sto divertendo un sacco, un mondo. E alla fine di curve ce n'è. E non dobbiamo andare a 60 all'ora. Esatto. Poi a me piacciono in realtà le stradine strette. Madonna. No, è un parco giochi comunque. Pazzesco. Ah, eccoci qua, comune di Idro, quindi in teoria dovremmo quasi essere al lago di Idro. Che freschino! Fa freddo, altro che freschino. Il lago di Idro dovrebbe apparire tra qualche tornante alla nostra destra. E comunque questa salire era tanta roba, eh. Sì. Con una
asfalto così, una moto così può accompagnare solo. Ecco che c'è il ciclista che ci rovina bene bene la curva. Guardalo il lago di Idro. Bellissimo. Eccolo lì. Sì. Bello, bellissimo. Comunque sembra il villaggio di Heidi, eh? Guarda che bello. Mm-hmm. Ragazzi, lago di Idro. Vi fate il lago di Garda, il lago di Ledro, il lago di Idro. Poi ditemi se non è bello. Ditemelo qui sotto nei commenti se non è bello. È bello? Sì, sì, amore, moltissimo. Madonna. Tipo montagne russe, eh?